Ciao, vediamo insieme come realizzare un pattern con Photoshop in modo molto semplice, con la garanzia però di ottenere un risultato assolutamente efficace e professionale, assicurandoci che tutti i dettagli siano ben visibili e con la possibilità di gestire bene l'ordine e la distribuzione degli elementi all'interno dell'area. Una volta che abbiamo caricato le nostre immagini senza sfondo, quindi PNG, all'interno dell'area di lavoro, ridimensionate in modo da avere tutti e quattro la stessa dimensione ed essere ben allineati, andiamo a creare sul livello sfondo bloccato un sfondo trasparente e lo lasciamo selezionato. Dopodiché selezioniamo lo strumento seleziona rettangolare e selezioniamo l'area con una selezione comoda che contiene le nostre immagini PNG. Dopodiché ci spostiamo sul menu modifica e clicchiamo sulla voce definisci pattern. Andiamo a dare un nome al nostro pattern, per esempio pancake. Immaginiamo che stiamo creando un pattern per uno sfondo di un packaging da pasticceria. Clicchiamo su ok. Ora possiamo deselezionare la nostra area selezionata con la combinazione di tasti CTRL-COMMAND-D oppure andando sul menu seleziona e deseleziona. Andiamo a creare ora un nuovo file, ci spostiamo sul menu file, clicchiamo su nuovo, selezioniamo il formato A4, magari orientamento orizzontale e se prevediamo di stampare, come nel nostro intento, lo sfondo che stiamo per popolare con il pattern, andiamo a modificare il metodo colore da RGB a quadricromia, CMYK, clicchiamo su crea. Andiamo subito a fare una copia del livello sfondo per gestire meglio tutto ciò che verrà, dopodiché con il livello sfondo copia selezionato ci spostiamo su modifica e clicchiamo su riempi. Photoshop ci permette innanzitutto di scegliere con che cosa riempire l'area dello sfondo copia, con un colore di primo piano che sarebbe quello presente nella parte bassa della parete degli strumenti, esattamente qui, oppure con un colore di sfondo, un colore generico che possiamo scegliere dalla tavolozza dei colori. Possiamo infine andare ad aggiungere e quindi a riempire l'area con un nero, un grigio al 50% o un bianco classico come già è presente, oppure con una storia, cioè un insieme di elementi predefiniti precedentemente messi insieme, oppure infine con il pattern che poi è il nostro obiettivo. Nella parte al centro, quella delle opzioni, andiamo a selezionare il pattern personale, quindi andiamo ad aprire il menu a tendina dove troveremo pattern o precedentemente caricati o previsti dal sistema di default. Possiamo eventualmente andare a migliorare la visuale cliccando sulla rotellina e andando per esempio ad ingrandire o diminuire le miniature, come sto facendo io, oppure mettendole visibili come un elenco. Andiamo a selezionare il nostro pattern, facciamo un clic all'esterno e infine nella parte finale c'è la sezione fusione. Qui possiamo eventualmente andare a mescolare il livello popolato da pattern con il livello appena sottostante, facendo mescolare tra loro le cromie e le luminosità del pattern e del livello sottostante, agendo quindi con il metodo di fusione, ma in questo caso andiamo a lasciare il metodo normale con un'opacità al 100% senza trasparenza, quindi mantenendo tutto così com'è per garantire la massima visibilità al nostro pattern. E clicchiamo su ok. Ecco, Photoshop ci mette a disposizione quest'ultimo pannello dedicato in cui ci fa vedere live tutti i cambiamenti che dobbiamo andare a fare per personalizzare lo sfondo che stiamo creando. La prima voce che vediamo sulla destra è predefinito personale, cioè pattern predefinito che stiamo creando personalizzato. Oppure eventualmente possiamo caricarne uno già creato in precedenza o salvare quello che stiamo lavorando per poi riutilizzarlo in un momento successivo. Appena sotto troviamo dei parametri fondamentali che ci permettono di andare a personalizzare in modo assolutamente unico ed efficace il pattern con tutti i singoli elementi che lo compongono. Il primo campo è la densità, cioè quanto deve essere popolato il nostro pattern. Chiaramente più aumenta il valore della densità e più il pattern sarà popolato e più gli elementi saranno tra loro mescolati e tra loro vicini. Poi abbiamo questi due valori, fattore di scala minimo e fattore di scala massimo, che ci permettono di stabilire in scala qual è il valore minimo e il valore massimo all'interno del quale devono trovarsi tutti i pattern per cui stiamo decidendo la densità. Solitamente il fattore di scala massimo in un caso del genere con un riempimento casuale è consigliato che sia leggermente maggiore del fattore di scala minimo. Nella parte bassa possiamo decidere invece il colore e la luminosità casuali. Chiaramente questi valori sono molto invasivi e ci permettono di andare a modificare il colore o la luminosità dei singoli elementi, dei quattro pancake che abbiamo messo insieme, e questo chiaramente avrà un effetto finale particolarmente invasivo perché si allontanerà dai colori originali. Infatti cosa succede se andiamo a modificare questo colore? Se aumentiamo il colore e aumentiamo la luminosità, lo vediamo live come alcuni colori si fanno più scuri, alcune luminosità più dense. Torniamo a un valore precedente. Vediamo cosa succede se clicchiamo su ok. Ed ecco qua, Photoshop ha riempito il nostro sfondo, la nostra area, con il pattern che abbiamo creato precedentemente, nella modalità in cui gli abbiamo indicato, quindi casuale, con una certa densità, un fattore minimo e un fattore massimo, ed è pronto per essere esportato, magari in JPEG ad alta definizione, e poi stampato. Potremo andare quindi direttamente su File, Salva con nome, selezionare il formato di destinazione JPEG. Chiaramente se torniamo sul menu Modifica e Riempi,
Cliccando su OK sulle impostazioni possiamo andare a modificare i valori associati in precedenza e cliccando su OK vedremo subito le modifiche sullo stesso livello selezionato. Vediamo adesso invece come creare un pattern attraverso l'utilizzo di forme create manualmente da noi grazie agli strumenti semplici di Illustrator, per esempio lo strumento forma. Andiamo quindi a selezionare uno strumento, per esempio ellisse. Andiamo a disegnare con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse un cerchio proporzionale all'interno dell'area di lavoro e dal pannellino dinamico che si trova nella parte in alto andiamo a dare un colore di riempimento e un colore di traccia. Possiamo lasciare anche il valore di traccia presente di default in questo momento. Selezioniamo una seconda figura che potrebbe essere il rettangolo. Andiamo a disegnare accanto al cerchio e anche qui diamo un valore di riempimento e un colore di traccia. Infine diamo una terza figura, come per esempio lo strumento di forma personale, in questo caso selezionata come freccia, possiamo vedere dal menu a tendina e possiamo scegliere eventualmente anche un'altra tra quelle messe a disposizione di default da sistema oppure andandola a scegliere tra le varie librerie presenti nella biblioteca delle figure personalizzate. Andiamo a disegnare e anche qui andiamo ad associare un colore di riempimento e un colore di traccia. Torniamo sul pannello livelli, andiamo a dare sul livello sfondo bloccato un livello trasparente, aggiungendolo magari qui dall'iconcina in basso crea un nuovo livello. Nascondiamo il livello sfondo in modo da far visualizzare la trasparenza. Ora con lo strumento selezionare rettangolare andiamo a selezionare l'area che contiene i tre oggetti appena creati, le tre forme appena create, ci spostiamo poi sul menu modifica, definisci pattern, andiamo a dare un nome al nostro pattern. Clicchiamo su OK, dopodiché deselezioniamo l'area, CTRL o CMD, oppure dal menu seleziona, deseleziona, dopodiché andiamo a nascondere i tre oggetti, magari andiamo a riempire l'area all'interno dello stesso file, con il pattern appena creato, quindi ci spostiamo su menu modifica, riempi, contenuto ovviamente pattern, andiamo a selezionare il pattern personale appena creato, ed eccolo qua, ovviamente mi assicuro che il riempimento selezionato sia casuale, clicco su OK, ed ecco qua l'ultimo pannellino, questo ci permette attraverso l'anteprima di scegliere la modalità di riempimento, e la densità della presenza degli elementi e la loro distribuzione all'interno dell'area, quindi all'interno del livello sfondo. Andiamo a cliccare su OK ed ecco qua, abbiamo creato il nostro pattern con le sole figure generate attraverso le figure semplici di Photoshop. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!